Vigili Urbani. Santa Croce in fossa banda, in concessione ventennale alla Scuola Superiore Sant'Anna. Pisa ne farà una nuova struttura, una struttura capace di accogliere allievi della scuola. Santa Croce in fossa banda diventerà a Pisa il nuovo campus della Scuola Superiore Sant'Anna grazie ad un accordo che appunto la scuola ha siglato con l'amministrazione comunale, una concessione ventennale da parte del comune Rettrice Nuti. Sì, oggi è una giornata molto importante, strategica per il futuro della Scuola Superiore Sant'Anna. Ringraziamo molto il Comune di Pisa che ha creduto nel nostro progetto. Il campus tornerà a aprire le porte a allievi meritevoli. È previsto che la struttura sarà aperta al pubblico in modo che torni ad essere un patrimonio vivibile per tutti. Ringraziamo anche la Fondazione Talento all'Opera che ci ha permesso con un finanziamento di poter avere la progettazione di prefattibilità che è stato alla base della progettualità che poi ha permesso di arrivare alla concessione ventennale. Sindaco Conti, così Pisa è sempre più capitale dell'eccellenza. Sì, questo passaggio che avviene oggi fa capire quanto appunto l'amministrazione comunale ci tenga ad avere rapporti con le scuole d'eccellenza. Oggi siamo qui presso la sede della Scuola Sant'Anna, quella struttura Santa Croce in Fossa Banda passa a loro, cioè alla Scuola Sant'Anna, e consentirà a alcuni ragazzi di poter utilizzare la stessa come foresteria. Questo è una grande apertura da parte dell'amministrazione comunale, ma soprattutto una grande vittoria per la nostra città che, come appunto veniva ribadito, resta la città delle eccellenze, eccellenze sulle quali noi vogliamo puntare. Gina Giani è presidente della Fondazione Il Talento all'Opera, perché diciamo questo sostegno. Beh, il talento all'opera, come dice la parola, vuol dire valorizzare il talento dove c'è, ma soprattutto metterlo al lavoro. In questo senso, da un punto di vista pratico, l'operazione di Santa Croce in Fossa Banda è stato il primo quasi obiettivo che si è data talento all'opera. Come ce lo siamo dato? Talento all'opera è costituita da 12 aziende più l'Associazione Industriali di Pisa, quindi recuperando inizialmente i fondi per la progettazione preliminare, che ovviamente essendo preliminare bisognava che ci fosse un intervento di privato. Ci sono progetti.